scaffali carichi di vino, una ruota, una situazione particolare e 5 minuti di tempo per scegliere le etichette giuste. Ma occhio a non superare il budget. La cifra ammonta a... Ogni giorno un signor vino. Signor Vino è un negozio specializzato in vini italiani dove è possibile comprare, degustare, bere un calice o una bottiglia allo stesso prezzo dell'asporto. Una selezione di oltre 1500 etichette di vino 100% italiano, prodotti ricercati e di qualità, venduti al prezzo di cantina, con punti vendita presenti nelle più suggestive zone delle principali città italiane. Il personale giovane e qualificato riesce a consigliare il vino perfetto per ogni occasione ed esigenza. Ed è proprio Signor Vino a lanciare la sfida a giovani blogger di successo nel panorama vinicolo italiano. L'esperto sommelier Cristiano Cini è in viaggio nei negozi del brand per incontrare i popolari concorrenti. Sarà lui a giudicare la prova del blogger a cui verrà assegnato un punteggio per abbinamenti, originalità e budget. Ma soltanto chi rispetterà tempi e spesa consentita potrà portarsi a casa il vino. Al fianco dei blogger ci sarà il Wine Specialist, presente in ogni negozio Signor Vino, che, con professionalità e gentilezza, sa guidare i clienti alla scelta del vino giusto, siano essi esperti, semplici appassionati o sporadici consumatori. Oggi con noi ci sarà Stefano, responsabile di sala del negozio di Via Dante di Milano. Brillante, competente e con l'incredibile abilità di ricordarsi uvaggi e caratteristiche di ogni prodotto presente sugli scaffali. Oggi Cristiano è arrivato nella Dinamica Milano, dove si incontrano business e creatività. Lo store di Signor Vino in Via Dante rispecchia lo stile e l'eleganza del vicino Castello Sforzesco. 500 metri di locale con sala privata dove scegliere e degustare il vino attraverso una formula giovane e divertente. Milano è sempre Milano, a due passi, Galleria Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, poi arrivo, Signor Vino, e chi c'è? Sempre Stefano che lavora. Ciao, ma tu sei un grande, ragazzi, non molli mai, eh. Non mollo mai, non Come mollo stai? Benissimo. Io quando vengo a Milano ormai, cioè, tappa fissa, sei Signor Vino. Vino. Sei e benvenuto, Stefano. Sei benvenuto. Il mio wine specialist preferito. Grazie, grazie. Ok, e oggi che si fa? Allora, oggi abbiamo Eleonora di Kitchen Trap. Grande. Io lo so che vorresti iniziare con un aperitivo. No? Oggi no, ti porto a vedere delle nuove etichette che ci sono appena arrivate. Ah, quindi mi lasci così? Ti lascio così a bocca asciutta. Vabbè, dai. Vieni con me, andiamo. La protagonista della puntata di oggi è Eleonora Rubaltelli, più nota come Kitchen Trouble. Aiutando la nonna in cucina, ha sviluppato la sua passione per l'enogastronomia italiana, che l'ha portata a diventare dottoressa in scienze gastronomiche. I suoi post stilosi e ricercati guidano i gusti degli oltre 80.000 follower Instagram che la consolidano una delle più seguite influencer del settore. Bene, nuovi arrivi, quindi qui è sempre 1500 etichette che si rinnovano. Assolutamente, abbiamo sempre una ricerca per andare incontro ai nuovi gusti, alle nuove tendenze del consumatore, quindi dobbiamo sempre rimanere aggiornati. Ciao Cristiano! Oh, allora, guarda che è arrivata! Ciao Eleonora, ben trovata! È un piacere averti qui ciao, con noi. Come stai? Bene, bene, bene. Guarda, lui mi stava raccontando nuovi arrivi, cose qua, tutto mi spiegava. E io infatti sono venuta qua perché mi ha chiamato. Quindi cosa dobbiamo fare? Te oggi giocherai con noi. Non pensare di venire qui, divertirti. Oggi non gioco serio. Io pensavo di venire a bere del vino. No, è impegnativo. Tu pensano che il lavoro per noi non sia una cosa. Invece no, questa è una cosa seria, strutturata, articolata, ma in realtà non è vero. Ci divertiremo come pazzi, quindi rilassati. Lui sarà il tuo wine specialist. Cioè Stefano è persona preparata e precisa che ti guiderà all'interno del negozio. Ti spiegherà all'inizio come funziona, quello che succede e poi noi gireremo una bellissima ruota colorata e da lì partirà il gioco. La ruota della fortuna? Simile, sì, una specie. Speriamo sia fortunata. Interessante. Eleonora, Kitchen Trouble, di classe. Eccoci qua e guarda, guarda, che cosa te l'ho detto Eleonora? Ruota bellissima, coloratissima, un sacco di argomenti. Io spero solo che tu possa essere fortunata e peschi una cosa che ti confà.
Davanti a questa ruota mi sento un po' come in televisione alla ruota della fortuna, un po' al Luna Park. Che ci dici? Sono alcuni che mi piacciono tantissimo, altri li vedo un po' difficili. Non lo diciamo che se non dopo capito magari ci portiamo male da soli. Io ti ricordo una cosa, allora adesso giriamo la ruota, uscirà l'argomento, dopodiché pescherai il tuo budget, quindi saprai quanto potrai spendere e poi tempo 5 minuti. Dopodiché, 5 minuti? No, non scherziamo, noi siamo inflessibili. Quindi 5 minuti e poi andrai con sì, Stefano, lui mi aiuta. E ti aiuterà a fare la tua scelta. A ok, dai. Andiamo? Vai. Io non guardo. Incrociamo le dita. Non guardo. Dai. Vediamo cosa esce. Vediamo un po'. Oh, aperitivo in spiaggia. Mi piace un sacco. Mi sembra tipo bella, da bella. Aperitivo? In spiaggia? E tipo anche da spiaggia. Da spiaggia. Quindi sì, mi sembra delle cose. Quindi tutto qua. Basta che non mi debba mettere in bikini, eh. Vediamo. Peschiamo? Peschiamo? Vai, peschiamo. Okay. Aperitivo in spiaggia, mi piace. Aperitivo in spiaggia, cioè la ruota più fortunata di così non poteva girare per Eleonora. È tipo d'aperitivo, è tipo da spiaggia, dai. Pesca bene, eh? Mi raccomando, mano calda. Mi raccomando, Vediamo un po' quello che becca. Vediamo. Boh. Quale da 50? 50 euro 50 mi sembra. Euro? Dai. 50 euro per farsi un aperitivo in spiaggia? Ma dai, cioè, alla grande. Dunque, ricapitoliamo. Quante bottiglie posso prendere? Ecco, facciamo così, allora, 5 minuti di tempo. Aperitivo in spiaggia, 50 euro direi, 3 bottiglie ma, visto che allora, non è scontata, non è finita bene. Qui, stai calma, visto che non è scontata, la bollicina tu non la prendi. Aia. Perché aperitivo, bollicina, vabbè, infatti. Togliamo, via, andare. E poi guarda, visto che oggi sono in vabbè, buona, però dai. Direi anche che ci metti un vino rosso, un e rosso comunque un vino che venga da un vitigno a bacca nera, quindi va vino bene, rosso, va dai bene. Diciamo. Sì, vabbè, ma poi, cioè, cos'altro mi vuoi... Ma lei pensava di qua fa aperitivo anche con noi, cioè, lo farà in spiaggia dopo con le sue amiche, non è che qui siamo... Quante amiche posso portare? Come mica siamo a pettinare i giaguari, si diceva così, va bene. Ok, io allora vi lascio, questo guarda, te lo tengo io, vi lascio e voi, tac, cominciamo ad andare a fare un giro. Aiutami. Vieni con me. Divertitevi, mi raccomando. Aperitivo in spiaggia, ci vorrei essere io adesso a fare l'aperitivo in spiaggia. Essere lì sdraiato con la bottiglia. Ok Eleonora, eccoci qua nella nostra enoteca. Allora, qua abbiamo 1500 etichette, quindi per oggi, per il tuo aperitivo in spiaggia, potrai proprio sbizzarrirti come vorrai. Ti spiego un po' come è suddivisa l'enoteca. Come vedi, abbiamo i scaffali suddivisi per regioni. Qua i Friuli, Trentino, Veneto, ottimi soave se vuoi per un aperitivo in spiaggia. Potrebbero andare benissimo. Valpolicella, Ripasso, Amarone. Amarone magari in spiaggia non è proprio l'ideale. Amarone, ecco, esatto, è un po' tanto caldo. Alla tua destra invece vini del sud, dell'isola, Sicilia. Mi piace un sacco, quindi Sicilia, potrei anche lei ha degli optare ottimi su quelle. Perfetto. Sicilia, Lombardia e Sardegna. Anche il Nebbiolo non è male, però in spiaggia anche il Nebbiolo, anche quello forse un po' troppo, Qua abbiamo il mondo delle bollicine, come puoi vedere, suddivise in Franciacorta, quindi metodi classici. Trento. Ma purtroppo non le posso scegliere. E Prosecco, purtroppo non è il tuo caso. No, dobbiamo passare oltre. Andare mi spiace avanti. Per te. Siamo nella zona dei grandi rossi. La Toscana, il tuo Sangiovese. Ma qui dovrei mangiare la carne, non il pesce. Qua in spiaggia direi che è meglio che la passiamo, così come anche il Barolo, il Piemonte. Il Brunello. Brunelli, rossi di Montalcino, niente. Niente, la prossima Baroli, volta Gattinara. Quando farò una bella grigliata verrò a prendere quelli. Dai, allora, adesso una panoramica del negozio ce l'hai. Sì. Devi scegliere tre vini, niente bollicine, hai 5 minuti di tempo. Sei pronta? Pronta. Vai. Andiamo. Via il tempo. Allora, Cristian mi ha messo diversi paletti. Non posso prenderne le bollicine, ma devo prendere un vino rosso. Quindi pensavo a un pinot nero. A un pino nero, sì, potrebbe starci, magari un pino nero giovane che non ha un gran tannino, bello fresco, bello leggero. Sì, dai, così lo si può bere bello fresco in spiaggia, no? Ci può stare. Però guarda, se vuoi un'alternativa, ho un pino nero in versione rosata. Ah sì, il rosato mi piace. Con un bel tappo a vite, che almeno non abbiamo problemi a stappare. Non ha neanche problemi a cavatappi. Perfetto. Cosa dai, dici? Dai, allora, questa ci sta. Posso portarla già in cassa? Sì, confermata. Perfetto.
Stelvin, tappo a vite, neanche la voglia di usare un cavatappi, sono lì distesi al sole in spiaggia. Dovevo scegliere un vino rosso, alla fine abbiamo optato per un rosé, me l'ha consigliato Stefano, io mi fido. Invece per la seconda bottiglia so già cosa prendere, quindi ti porto io a prendere la bottiglia. Hai visto questa, eh? Ma no, ma dai, ma così mi fai uscire fuori budget. Poi secondo te vado in spiaggia con tre chili un bel bottiglione, dai. No, mi ha scelto un'altra. È vero, fammi vedere. 4 minuti. La mia scelta ricade su questa bellissima bottiglia che io adoro. Zibli poi donna fugata. Dai, arriva dalla Sicilia, arriva dalla terra di mare. Mi fa subito mare, potrebbe andare poi l'etichetta. È perfetta. Perfetta. Dai, questa è aggiudicata. Aggiudicata anche questa? Sì, sì. Posso andare in cassa, voilà. Ah, guarda, la freschezza di Eleonora mi ricorda proprio il profumo dello Zibbo che ha scelto. Poi donna fugata, grande cantina. Ok, eccoci qua alla teca. Qua abbiamo le etichette più importanti d'Italia. Sembrano interessanti. Molto, molto interessanti. Dai, ormai che siamo in confidenza. Allora, te la posso aprire, ma mi devi assicurare che hai portato la carta di credito. Ah, cavolo, soltanto 50 euro. Allora, no. Passiamo, andiamo. Dai Stefano, regalamelo tu. Avete sentito? Stefano, ma dai, e lei, ma regalami la bottiglia. Ma dai, siamo seri. La combinazione non la do proprio nessuno. Mi ha chiesto la combinazione, ha provato a corrompermi, ma niente. Ok Eleonora, ci manca una bottiglia. Vediamo questo, si chiama come me. Il tempo stringe però, io non andrei su un primitivo. Ah già, siamo in spiaggia, ricordatelo. Ma mi dai una mano? Dai, andiamo. Eleonora, ti mancano 3 minuti. Ok, dai, per l'ultima bottiglia ti porto in un'altra regione di mare. Dai, sorella. La Liguria. Aiutami tu. Hai pochissimo tempo, dai. Dai un'occhiata, vermentino, pigato, cosa preferisci? Poi profumato. Il vermentino, a me piace il vermentino. Un bel vermentino, guarda, colli di luna. Questo? Profumato, fresco. Mi fido. Perfetto, in riva al mare, è perfetto. Guarda che bevuto spoil, bello non ghiacciato. Non va bene, me la prendo con te. Prenditela pure con me, non ti preoccupare. Va bene. Tempo terminato, Eleonora, terminato. Allora, 3 bottiglie, avevo 50 euro, ma sì, dai, che ci sono stata dentro. Vabbè, se no me la prendo con Stefano, poi ce li mette lui. Però visto la fine, Stefano, mica gli ha dato la combinazione del cavo, Cioè, l'ha mandata dritta, cioè, vai. Oh, siamo arrivati alla cassa. Adesso siamo alla resa dei conti. Vediamo cosa ha fatto la nostra Eleonora. Siamo alla resa dei conti, ma secondo me, ti dico la mia impressione, secondo me è andata molto bene. Comunque è tosta, scelta, ragazzi. È tosta, Sì, dammi una mano, aiutami, però. Ha fatto bene. Vediamo un po'. Adesso la vediamo pesiamo, andata. Ragazzi. Ce la pesiamo adesso. Mm-hmm. Guarda. Com'è andata? Fammi vedere, sono curioso, voglio dirci. Cosa dici? Interessante. Però devo dire che la ragazza. Ma non anticipiamo niente, Andiamo a dirglielo? Andiamo a dirglielo. Vai, subito, andiamo. Vai. Oh, guarda Eleonora come si è piazzata bene. È stata lì col suo calicino. Il d'uomo, il suo bel bicchiere di vino. Ma cosa? Vabbè. Ero qui in ansia allora. La vedi rilassata o in ansia? No, dai. Dici che è in ansia? Mezzo agitata. Vabbè, comunque questa situazione aiuta, Aiuta la tranquillità e la serenità, Oh, ci siamo divertiti. Brava Eleonora. Sì. È stata. Sì. Sono stata dentro ai 50. Sta brava. Mi è piaciuto perché Zibibbo, profumo di Sicilia, nello Zibibbo si ritrova tutto. Vino da mare a da mare, non lo so, come volete. E poi, vabbè, rosato, tappo a vite, Stelvin, si è agevolata la vita nel suo stare in spiaggia, va bene. E poi devo dire che nella scelta, insomma, dai, ci è piaciuta veramente. Bene, sono contenta. Però adesso, qui adesso abbiamo il responso finale. Quanto avrà speso Eleonora? Perché qui budget di 50 euro, ricordiamolo. Non era facile. No, infatti sono curiosa. Che spiaggia, capito, un po'. Vabbè, vediamo un po', dai. Eleonora ha speso, vediamo un po' quanto ha speso Eleonora. Aiuto. La cifra ammonta a... Dai, sono stata sotto i 50. 42,70 euro. Cioè, ma adesso prendiamo un'altra. Andiamo giù e compriamo un'altra. Andiamo a farci l'aperitivo. Ma troppo brava sei stata, dai. Adesso, bravo, aperitivo. Detto, fatto. No. Non scherziamo. Lei è già avanti. Io sono avanti, ma okay. Un attimo e vi raggiungo. 42,70 euro. Cioè, ma ci vengo anch'io al signor Vino a comprare bottiglie qua. Conviene, ma dai, su. 42,70, 3 bottiglie, aperitivo in spiaggia. Ma come sono stata brava, mi sono avanzati anche 10 euro, adesso ne andiamo a spendere subito con un aperitivo.
Nel budget c'è stata, bravissima. Scelte giuste, azzeccate, perfetto. Ok, quindi perfetto, entra nel budget, avrai altri 50 euro che il signor Vino ti mette a disposizione, quindi non solo ci avanza qualcosa per l'aperitivo, ma avrai altri 50, capito, come bonus per far sì di uscire bella contenta. Anzi, se ne compri 6 te li portano anche a casa, quindi esatto. Vai tranquilla. Sì, anche perché portarla in giro tutta da sola. Giusto, vabbè, Elenora, è stato un piacere. No, grazie, grazie a voi. A te. Grazie e di tutto. Spero grazie. Ci vedremo presto con un bel bicchiere di vino in mano, certo, a festeggiare e raccontarci le nostre cose. Un abbraccio. Buona continuazione. Ciao. Eleonora, Kitchen Trouble, di classe. Non aggiungo niente altro. Vabbè, ma dai Cristiano, si sapeva che ci sarei riuscita, dai. Eleonora aveva un budget di 50 euro per organizzare un aperitivo in spiaggia con 3 bottiglie di vino. Non doveva avvicinarsi alle bolle e doveva necessariamente inserire nelle scelte un vino da uva Baccarossa. Ha così pensato di affidarsi al Vermentino Colli di Luni Etichetta Nera Lune, all'Ighea di Donna Fugata e, tatticamente, per rispettare le direttive di Cristiano, ha scelto un Pinot Nero Rosa Noir Cantrina. Costo totale 42,70 euro. Una prova brillante condotta con astuzia e simpatia che Cristiano ha apprezzato molto. Infatti le ha assegnato 5 bottiglie per gli abbinamenti, 5 per l'originalità e 5 per il budget, per un totale di 15 bottiglie. Riusciranno gli altri concorrenti ad ottenere tanto? Ogni giorno un signor vino.